Siamo con Enrico Vaccari di Consulti Invest, grazie per essere con noi, grazie per il suo tempo. Parliamo di mercati, perché comunque il 2018 è agli sgoccioli, però è stato un anno complicato per i mercati finanziari, diversi temi. Non è stato un anno semplice, insomma, questo. No, un anno complicato è un anno che deve ancora finire, quindi non sappiamo cosa l'ultima parte dell'anno ci riserverà. Certo è che i fondamentali per quello che riguarda le azioni europee oggi diventano realmente molto attraenti. Abbiamo un dividend yield in Europa che è almeno due volte il rendimento dei titoli di Stato, quindi da un punto di vista fondamentale l'Europa è diventata il vero paese attraente al mondo in termini fondamentali. È chiaro che è un'Europa che ha qualche problema oggi con i bilanci dei paesi periferici e non solo, e quindi dovremo vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Però da un punto di vista fondamentale i prezzi sono già molto molto interessanti. Da questo punto di vista mi viene da pensare, dazi doganali, trade war, guerra come l'hanno chiamata USA-Cina, l'Europa magari ne può, tra virgolette, non dico approfittare, però comunque, essendoci queste valutazioni anche attraenti, si può essere anche un'occasione da questo punto di vista. Sì, non dimentichiamo che le guerre commerciali colpiscono l'interscambio tra gli stati. L'Europa può vivere di vita propria, cioè ha un mercato interno comune che è fatto di circa 600 milioni di persone, quindi il doppio degli Stati Uniti, tanto per intenderci, per cui le guerre commerciali possono colpire in maniera minore in Europa. Quello che dalle guerre commerciali chiaramente è il disturbo, la volatilità che avviene, questi annunci shock che poi non seguono dei fatti, e tutto questo può dare un disturbo, però l'Europa può vivere di vita propria ed è per questo che i fondamentali contano. Quando si parla di Europa non si può non parlare di Banca Centrale Europea, mi viene da chiederle, si è fatto tanto parlare di politica monetaria negli ultimi due anni, le chiedo che cosa si aspetta nel prossimo periodo. Diciamo che la Banca Centrale Europea con dicembre dovrebbe chiudere la fase di acquisto sui titoli di Stati, quindi tra virgolette il quantitative easing. Però noi sappiamo che ci sono tante altre operazioni che le banche centrali possono mettere in campo. Mi riferisco per esempio all'operation twist che ha fatto la Fed, che è l'operazione di comprare titoli a breve, vendere titoli a lungo, quindi invertire da un certo punto di vista la curva. Potrebbe mettere in campo delle manovre straordinarie perché la crescita in questo momento sta languendo. E abbiamo dall'altra parte un problema che si chiama inflazione, che vedo che è molto sottostimato da parte di tutti i commentatori. Ecco, era proprio su questo che volevo arrivare, perché comunque anche di inflazione se ne è parlato tanto negli ultimi due anni ed era un'inflazione di fatto che che era un po' stagnante, ecco, da questo punto di vista. Cresce o non cresce questa inflazione nel prossimo periodo oppure siamo ancora lì? L'inflazione cresce, ma purtroppo non per le componenti legate ai consumi. Sta crescendo molto per la bolletta energetica, perché il prezzo del petrolio, che all'inizio dell'anno era intorno ai 50 dollari al barile, si sta avvicinando velocemente agli 80 dollari al barile. Tutto questo sta portando un'inflazione importata sul prezzo dell'energia, che è un'inflazione che dà fastidio. In Germania siamo già al 2,3, ma nell'intera eurozona siamo al 2,1, siamo oltre già i parametri definiti dalla BCE per essere i livelli di guardia. Credo che la BCE si troverà per forza nel 2019 a affrontare il problema dell'inflazione e dovrà per forza di cose cominciare a parlare di rialzo dei tassi. Ecco, parlando di Europa in questa fase di mercato diventa quasi impossibile non parlare anche d'Italia. Mi collego alla domanda che le ho fatto prima sulla questione Draghi, che termina il suo mandato alla Banca Centrale Europea. Le chiedo, secondo lei, se un'eventuale nomina adesso non sappiamo ancora chi potrebbe essere il prossimo governatore della Banca Centrale Europea, si parla che potrebbe venire dalla Germania, comunque Weidmann o chi per lui, potrebbe rappresentare un problema anche con la fine del quantitative easing per il nostro paese. Ma diciamo che il nostro paese è alle prese con i problemi di bilancio in termini di deficit PIL, e questo è un problema interno italiano che va risolto in Italia, quindi speriamo che le manovre del governo mettano in moto uno stimolo alla crescita, e quindi il punto vero non è abbassare in questo momento il debito, che sembra poco probabile, ma più che altro alzare la crescita, e questo è il vero punto, ma è un problema interno italiano che per forza di cose dovrà essere affrontato da tutta l'Europa, però è un'Europa che dovrà rivedere alcuni meccanismi, dovrà imparare molto di più da quello che è successo negli Stati Uniti e cercare di accompagnare quello che è stato l'ottimo lavoro fatto dalle banche centrali con delle politiche di riforme fiscali e riforme strutturali che facilitano gli investimenti in Europa e quindi contribuiscono ad alzare la crescita. Questo è il punto vero. Perché sembra ancora, mi collego a questa cosa che ha appena detto, che rispetto alle mosse che ha effettuato la Federal Reserve dal 2016 in poi,
BCE forse è ancora un po' al traino, ad attendere ancora un po' da questo punto di vista le mosse cruciali. Ecco. Esatto, purtroppo l'ottimo lavoro della Banca Centrale Europea non è stato accompagnato da un altrettanto ottimo lavoro dei governi. I governi hanno faticato, si sono mossi un po' a macchia di leopardo, alcuni governi hanno fatto molto, tipo la Germania, non è un caso che la Germania sia il motore dell'Europa perché ha fatto molto per gli investimenti e per la crescita, altre nazioni invece da questo punto di vista sono mancate. E questo è il vero problema dell'Europa, che ci sono diverse velocità che insieme non riescono a farne una relativa alla crescita. Mosse dei governi, l'anno scorso in Italia abbiamo visto i PIR, sono andati molto bene nel corso del primo anno e mezzo, diciamo, superando anche le stime che aveva il governo in termini di raccolta. Nei mesi estivi abbiamo cominciato a vedere qualche deflusso dai PIR, stando agli ultimi dati. Le chiedo questo, le ultime PIR, quest'anno sta iniziando a parlare dei CIR, proviamo a fare un po' il punto della situazione come mossa di governo questa, al di là della politica, diciamo cosa sono questi CIR. Ma di fatto i CIR hanno l'obiettivo di riavvicinare il risparmiatore, il piccolo risparmiatore, all'investimento nei titoli di Stato. Negli anni 90 il piccolo risparmiatore deteneva circa una quota del 20% dei titoli di Stato, progressivamente questa quota si è ridotta ad arrivare al 5%. Bisogna riavvicinare il risparmiatore italiano all'investire nei propri titoli di Stato, un po' come avviene negli Stati Uniti con delle quote più alte e un po' come avviene in tutta l'Europa. Questo è un modo per riavvicinare il risparmiatore ai propri titoli di Stato, ai propri titoli di debito pubblico. Il modo per farlo, molto sensibile per il risparmiatore italiano, qual è la leva fiscale, che ha funzionato benissimo per i PIR e può funzionare molto bene anche per i CIR. Mi diceva che, prima di iniziare l'intervista, mi diceva che le famiglie italiane detengono un risparmio inferiore solo a quello di Israele. Sì, nei paesi industrializzati la quota di risparmio detenuto dalle famiglie, cioè l'indebitamento delle famiglie, è il più basso, quindi la quota di risparmio è la più alta e siamo secondi solo Israele. Quindi di fatto, ed è per questo che l'Italia da un punto di vista di bilancio è solida nonostante e la volatilità che c'è in questo momento sui titoli di Stato, perché il risparmio degli italiani è una cassaforte molto solida, è una cassaforte che si può utilizzare. Ecco, le chiedo un'ultimissima cosa, mi sono permesso di guardare qualche sua intervista più datata, l'anno scorso diceva che l'Europa secondo lei sarà il mercato emergente dei prossimi 10 anni, questo era il titolo dell'intervista, sintesi giornalistica a parte, le chiedo se secondo lei può essere ancora così. Oggi abbiamo quella che si chiama l'ultima chiamata. Oggi c'è uno spazio temporale che si sta stringendo per l'Europa. Dicevo prima, i fondamentali sono attraenti, sono fondamentali che stanno in qualche modo solleticando l'interesse dei grandi investitori. Manca però, dal punto di vista economico e politico, un governo di questa Europa. Se questo avviene nei prossimi mesi, sicuramente questi prezzi portano a pensare che l'Europa sia la stella dei prossimi 10 anni. Grazie Enrico Vaccari di Consulti Invest per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi.